Apri, non so. Non so fare. Mister, è convinto di aver fatto i cambi giusti? I cambi non sono giusti o sbagliati, a volte sono logici. Noi abbiamo primo tempo fatto la stessa partita che facciamo per ultimamente in casa, capitalizziamo poco. E poi inizio secondo tempo c'è stato un episodio che la partita l'ha cambiata, siamo rimasti all'inferiorità numerica su espulsione diretta. Io non discuto l'operato dell'arbitro che lui è. Prima ha visto meglio di me, secondo il campo più vicino. E abbiamo provato a tirare un po' sulla squadra, ma la squadra è andata giù, si è abbassata un po' troppo. E poi ho cercato di mettere Marras, che era un ragazzo che poteva darmi velocità, per cercare di alzare un attimino la squadra. E no, invece siamo rimasti un po' bassi. A essere sinceri, alla fine, in parità numerica, abbiamo avuto l'occasione più clamorosa della partita e magari realizzata, forse stavamo parlando di altre sensazioni quando vinci queste gare così, dove sei rimasto praticamente tutto il secondo tempo in 10, possono darti un'iniezione di fiducia, ma niente male, dovremmo cercare di migliorare questo aspetto, perché secondo me stiamo scendendo un po' troppo con la linea difensiva che è stata la nostra forza, veniva sempre molto su. Adesso stiamo scendendo un po' giù, ma ho avuto la sensazione anche all'inizio del secondo tempo che stavamo andando un po' più giù. Secondo me si difende meglio andando un po' più giù. Angelo, scusa, io ho visto 15 minuti con grande soddisfazione, un bel calcio, dopodiché ho rischiato un po' di sonno. Primo tempo, sto parlando. No, anche qui, fino al gol. Anche qui nelle opportunità da rete noi dobbiamo cercare di migliorare qualcosa, di essere un po' più cattivi, cioè troppe palle passano e noi attacchiamo non benissimo la porta, ne passano troppe, anche perché poi basta in questo momento qualcosina contro di noi e è un momento che prendiamo, il gol lo prendiamo molto più facile di tutto quello che proponiamo e concretizziamo poco. Ma in questo momento anche di leggera difficoltà psicologica, come se risolvono tutti insieme. No, io voglio ripudiare l'idea che siamo bolliti, no, secondo me non siamo bolliti, perché abbiamo giocato tante partite, no, sarebbe delittuoso. Noi siamo ancora in linea, dovremmo cercare di lottare, perché c'è da lottare nel nostro girone. E io sono convinto che alla fine entreremo fra le prime. Continuerà ancora a insistere con Branca a dettare i tempi del gioco? Non è questione di dettare i tempi, è questione di avere tre centrocampisti che sanno fare tutte e due le fasi. Non è questione di Branca, regista. Cioè ci perde un po', voglio dire, il gioco, o no? No, secondo me no. Io ho girato, io posso provare tutti. No, attenzione. Oggi abbiamo iniziato con centrocampo a 3 per non andare indietro, abbiamo finito con centrocampo a 2 per cercare di avere un po' più di spinta sulla palla che Marconi, che è il miglior attaccante che ho, sulla difesa, sulla spizzata, ci permettesse di salire con un po' più di velocità, perché Marras ha velocità, perché Michele Marconi ha difesa palla, e cercare di portare su la squadra. Poi le partite dicono la squadra non è venuta su, è venuta su in parità numerica, ma bisogna vedere quanto sono scesi loro dopo. E possiamo far meglio, anzi faremo meglio sicuramente. Ma al secondo tempo non mi è piaciuto come atteggiamento, lascia stare che l'espulsione era condizionata, questo è in dubbio. Però già i primi minuti siamo andati troppo indietro. Non lo so, ho la sensazione che andiamo in gestione di una partita già a 45 minuti dalla fine, dobbiamo cercare di riportare quello che abbiamo inventato, quello che poi i ragazzi hanno sempre fatto fino adesso, avere la linea che rischia, perché l'abbiamo sempre rischiato, ma che, anzi qualcuno c'è la domanda della linea che era troppo alta, io invece sono convinto che la linea troppo alta ci porterà a raggiungere successi. In questo momento la linea sta scendendo un po' giù e anche se ti sembra
zero occasione da gol da parte, perché fraseggiava fino agli ultimi 16-20 metri, ma poi adesso siamo nell'episodio che lo prende in gol. L'abbiamo preso con Lumezzane, dal cross, lo prendiamo. Quindi cercheremo di proporre un calcio un po' più in su. Può essere una questione di paura. Sono spaventati magari nelle occasioni in cui, non so. Se sei spaventato non è il viatico corretto per risolvere i problemi. Cioè, è andare su, rischiare, cercare di proporre più opportunità da rete. Certo, rischierai, ma magari concederai 2-3 opportunità da rete, no zero o quasi una, nelle ultime due partite abbiamo preso 2 gol, sia punizione laterale con Lumezzane, punizione con Piacenza, quindi a proposito, cercheremo di lavorare un po' ma più. Ma io qua l'hanno infortunato, si era fatto male. Ha preso una botta al ginocchio. Quindi era un po'. Era un po'. C'era da fare sacrifici. Era obbligato il cambio. Non potevi chiedere di andare, ci servivano, ho tolto Boccalò per mettere 2 ragazzi che correvano, perché non volevo andare indietro, avevo la sensazione che stavo andando indietro. Allora ho cercato di mettere Marras, che è il ragazzo che sta recuperando, che ha fatto molto bene fino a poco tempo fa, deve recuperare la migliore condizione, ma sta bene, perché Simone aveva preso un colpo al primo tempo sotto di noi al ginocchio, quindi portarlo era il cambio fatto. I cambi erano su di loro, perché dovevamo cercare di chiedere sacrificio a loro, perché non è abbassarsi o alzare, è che se tu ti alzi leggermente loro possono essere più pericolosi. Se tu ti schiacci, la porta avversaria sta a 70 metri, è dura fare l'attaccante a 70 metri dalla porta avversaria. E quindi noi lo sforzo l'abbiamo distribuito su di loro. Non voglio pensare la squadra su qualcuno è stanca, perché non siamo stanchi, dovremmo cercare di migliorare, di passare questo momento di difficoltà sotto il profilo dei risultati il prima possibile, anche perché penso che i ragazzi abbiano ancora molta birra, anzi non penso, sono convinto che hanno ancora molta birra. Mister, un giocatore come l'ho visto può essere utile in questa fase della stagione? Tutti sono utili. E nessuno è dispensato. Questo sempre. Mentre l'aspetto dei calci piazzati, appunto abbiamo detto che Alessandria ha subito un paio di gol nelle ultime partite su calcio piazzato, però non ne ha fatti molti recentemente. C'è qualcosa da curare meglio? È semplice qualcosa da curare meglio. Oggi abbiamo trovato anche le qualità balistiche, ha messo la palla all'incrocio dei pali, poi è ammazzata dietro al portiere, è rimasto lì, ha tirato una posizione dai 18 metri. L'Alessandria cosa potrebbe fare magari per sfruttare meglio questo che tante volte è il miglior attaccante di una squadra, i calci piazzati? Non cercare di migliorare i nostri piazzati. Certo, e come si può? Lavorando. Solo non c'è lavorando, altro. Penso di sì. Penso che solo lavorando per migliorare. È vero che non conosco altre strade. È vero che si poteva vincere con quell'occasione di Ninfo fallita alla fine, però voglio dire, abbiamo giocato per tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Siri, sembrava di essere in prima categoria, dopo tirare una palla, boom giù. Perché eravamo troppo bassi. Vabbè, ma non c'è nessuno che riesca, non so se c'è qualcuno che è cotto, e tu dici che non ci sono bolliti. Torna alle moda, io dico che non sono bolliti, voi torna alle moda e dici. No, perché essendo in Piemonte è molto buono il bollito, non vorrei che i giocatori. Io penso che non abbiamo giocatori forti. Sono contento, attenzione. Anzi, sono convinto. Vediamo sabato con questo. Ok. Buona serata.